c'è chi i muri li costruisce, noi li coloriamo. Benvenuti a Ballarò, storico mercato popolare di Palermo. Qui, tra le bancarelle colorate e nei vicoli di un quartiere che cerca la rinascita, la memoria diventa pittura. E sono i bambini che qui vivono gli autori. Li chiamano muri narrativi, raccontano 5 avventure raccolte in fiabe che restituiscono la memoria del territorio. Rappresentano non solo il passato, ma anche il presente in continuo movimento. Filo conduttore è Peppe Senza Suola, ispirato dalla povertà di uno dei personaggi delle storie rivisitate e riscritte dall'attore narratore Alberto Nicolino. Le avventure di Peppe Senza Suola le raccontiamo ai bambini. I bambini disegnano le storie, le avventure, e poi questi disegni diventano murales, e quindi da memorie personali diventa memorie collettive o comunque identità collettiva, perché tutti poi vedremo i murales e ci chiederemo: ma chi è questo? Da dove viene questa immagine, questa storia? Il senso è questo: mettere in connessione le generazioni per lavorare attorno l'identità e una memoria presente che si fa anche, insomma, trasmissione. Noi stiamo dipingendo di questo muro per far ricordare la storia a Peppe Senza Suola, che ha raccontato tutta questa cosa che noi ora stiamo dipingendo. Questa storia soprattutto mi è interessato molto, perché è una storia che proprio mi ha colpito tanto, di questo bambino senza scarpe che camminava così. E per questo, pure perché anche oggi in alcuni posti ancora ci sono dei bambini che non neanche si permettono di avere delle scarpe, queste cose. Una sfida in un quartiere multietnico, difficile, pieno di contrasti, con il centro Santa Chiara che sostiene i più bisognosi ed una varietà di associazioni impegnate nel territorio. Nasce così Ballarò Tale dell'Onlus, per esempio, che ha permesso ai reali protagonisti della vita locale di tramandare a più piccoli la propria esperienza. Ballarò per noi è un laboratorio di società moderna. Qualcuno ha scelto di venirci, qualcuno ci si è trovato dalla nascita, ma questo momento storico in particolare sta dando una grande vitalità a un quartiere che sta gridando all'Italia intera, in verità, l'idea di riscatto, l'idea di poter raccontare quanto di bello c'è. E c'è la storia di Castran Sechimento, analfabeta fino ai 70 anni, finché ha deciso di andare alla scuola serale. Quando mi vedono entrare, che avevo una valigetta, dice il professore, ci disse: guardate ragazzi, non sono un professore, io sono un uomo che voglio imparare a leggere e scrivere. Non è vero, lei è un professore, non sono professore. Io domani vengo da voi e voi mi dovete imparare a leggere e scrivere. Adesso ha superato gli 80 anni Castrense ed ha scritto un libro sulla sua vita, fatta di stenti ma anche di speranza, e la racconta ai bambini delle scuole del quartiere, che nelle mappe si chiama Albergheria. E questo voglio dire ai bambini: crescete, onesti, però il messaggio di non fare le guerre, il messaggio di fare giustizia non con le proprie mani ma ragionando mentalmente. Perché col dialogo si riesce a dominare tutto quello che ci può essere nella nostra mente e nel nostro cuore. Così i muri sono diventati narrativi a Ballarò e sono il simbolo di rinascita di un quartiere ancora ricco di culture e di magia.